Bentrovati, culturalmente dedica questa puntata alla presentazione di due realtà presenti sul nostro territorio, in maniera particolare sulla città di Trani. Parlo del luogo fisico nel quale appunto si trovano le due realtà, anche se come associazione una è realtà legata all'imprenditoria, l'altra sono comunque presenti e offrono servizi a tutto il territorio della provincia e non solo. Parlo di Alma Vintage e di Rock Daus, due realtà, dicevo prima, presenti sul nostro territorio. Sono rappresentate da Francesca Ferri, presidente dell'associazione Alma Vintage Time, e Francesco Mazzilli, che invece è presidente di questa realtà imprenditoriale, chiamiamola per così dire, tra virgolette, Rock Daus. Sono uniti, innanzitutto grazie per essere intervenuti qui a Telesveva. Sono due realtà accomunate da più di un elemento. Prima di tutto il fatto che condividete la stessa sede a Trani, e poi perché avete anche realizzato eventi in comune. Sì. Innanzitutto spieghiamo, non so chi dei due voglia cominciare, come è nata la vostra... Vabbè, innanzitutto tutto nasce dal fatto... spirito di collaborazione. Dal fatto che comunque c'è un rapporto di amicizia tra di noi, perché comunque bene o male abbiamo tutti la stessa età, ci conosciamo tutti, e c'è questo rapporto di amicizia che dura da tanto tempo. Io e Francesca personalmente ci conosciamo da quanto? Da avevi 15 anni? Da quando avevamo 15 anni. Saranno una ventina d'anni che ci conosciamo. E vabbè, poi perché comunque abbiamo spesso avuto degli interessi in comune, che posso dire possano essere la musica piuttosto che la moda, piuttosto che tante altre realtà di street culture, diciamo, non so pronunciarlo molto bene. E va bene così. Allora noi avevamo questa cosa, ci occupavamo di musica dal vivo. Abbiamo iniziato ad organizzare dei concerti, perché io e i miei soci abbiamo sempre organizzato serate nei locali e abbiamo notato che mancava un determinato tipo di intrattenimento, ovvero l'intrattenimento legato alla musica dal vivo con musica rock and roll, per differenziarsi da quello che è il classico concetto di discoteca, con la musica techno, con questi rumori, con il vocalist che urla oscenità, con... che altro posso dire, questi vecchi papponi con le ragazzine, questo concetto di discoteca brutta. Abbiamo cercato di creare un intrattenimento mirato ai ragazzi normali, cioè che vogliono sentire un po' di musica, uno viene con la sua fidanzata, si beve una birra, sente un concerto dal vivo e in tranquillità se ne va a casa. E che si diverte in maniera sana, diciamo. Senza dress code, senza prezzi eccessivi. Ed è stato anche perché così possiamo permettere a tanti ragazzi che hanno tante band, fanno musica nei propri scantinati piuttosto che fuori Trani, di esprimersi nella propria città, perché a Trani mancava un posto dove si potesse fare musica dal vivo, e quindi abbiamo deciso di fare questo. Poi pian piano, passando attraverso vari musicisti del territorio, abbiamo cercato poi di ampliare il nostro raggio d'azione, di far venire sempre, diciamo, artisti di fuori, crescendo come qualità. Detto questo, con loro infatti, abbiamo fermiamoci detto... alla musica. Esatto. Poi c'è Francesca che invece rappresenta in questo momento la moda. Sì, ecco. La moda, in realtà non solo la moda. Anche la moda... più concentrate sulla moda vintage, indubbiamente. Però siamo appassionate anche di design, quindi insomma ci piace un po' tutto quello che ha a che fare col vintage, proprio come concetto di... più come concetto culturale, il fatto di non buttar via nulla. Mm-hmm. Quindi imparare a riutilizzare, ad aprire gli armadi delle nonne, delle zie, tirar fuori tutto, vestiti, scarpe, borse, complementi d'arredo, ci piace. In realtà nasce proprio da una passione, ecco, proprio come diceva Francesco, questa è una cosa che accomuna anche me e le mie due colleghe. E poi sì, noi abbiamo un'associazione, in realtà è un progetto che nasce a cavallo tra il 2011 e il 2012, poi nel 2012 siamo diventate un'associazione a tutti gli effetti. E noi ci occupiamo di vintage, ma anche di eventi che abbiano a che fare con il vintage, quindi organizziamo swap party, quindi le fiere del baratto, mm-hmm. in modo appunto proprio per insegnare, anche se insomma sensibilizzare, e quindi nel periodo del cambio di stagione, quando uno tende a disfarsi e ad eliminare
noi facciamo questi swap in modo che ci possa essere uno scambio di tutto, di borse. Come lo utilizzate? Come vi preparate soprattutto, ecco, a queste operazioni? A questo genere legate, di... Esatto, il lavoro è lunghetto in realtà, quello dello swap, l'organizzazione è bella lunga, però ha dei punti fermi, quindi non è particolarmente difficile. Si decide, si fanno dei giorni di raccolta capi, e quindi chi decide di partecipare in quei giorni viene e lascia in associazione. Ricordiamo, scusami Francesca, dove ha sede la vostra associazione? Sì, dove possono venire a trovarvi? La nostra sede è condivisa e si chiama Il Pricio, che è proprio il nome. Perché si chiama? Il nome l'abbiamo scelto noi. Perché si chiama Il Pricio? Perché Il Pricio è proprio quella, è un termine un po' indefinito in realtà, cioè non ha una sua... significato. Spiegazione, poi un termine sì dialettale, ed è proprio quel momento di entusiasmo che precede quello che fai, cioè il pricio di andare al concerto, ce l'hai prima di andare. Allora il pricio era questa cosa, questo posto in cui una sorta di trampolino di lancio per le nostre attività. Perché diciamo che una sede era importante averla. Ha portato bene, loro sì. Subito dopo hanno preso hanno iniziato questa nuova attività di gestione del locale. Noi non ancora, ma ci speriamo. Noi vi aspettiamo ovviamente per uno swap. Sì, vi aiuterà l'imprenditoria. Sì, sì, assolutamente. Sono imprenditori. No, abbiamo fatto cose insieme. Abbiamo fatto dei DJ set insieme, delle esposizioni. Abbiamo fatto anche le DJ, incredibile a dirsi, però abbiamo fatto delle esposizioni durante le serate. No, stavamo invece parlando di questo momento in cui vi preparate a raccogliere lo swap. Lo swap. Sì, qui naturalmente ci sono delle... noi i primi li abbiamo fatti solo con l'abbigliamento. Mm-hmm. L'ultimo invece abbiamo esteso anche ai libri e ai vinili. Abbiamo evitato questa volta i componenti d'arredo, lo spazio non lo permetteva. Speriamo per la prossima tornata di riuscire ad allargare ulteriormente. E è facile trovare in questo periodo oggetti o abiti di cui disfarsi, diciamo, nonostante la crisi? Non è facilissimo in realtà. Da donna è più facile. Bisogna considerare il fatto che il vintage, per essere definito tale, deve avere almeno 15 anni. Mm-hmm. Naturalmente deve essere il capo o qualsiasi altra cosa, deve essere in ottime condizioni, non è necessario che abbia chissà quale firma, quale marca, però insomma deve essere facilmente collocabile in un determinato periodo. Da donna, da donna è più facile in realtà, perché le donne tendono a disfarsi più facilmente dei vestiti, i chili di troppo, non so, le gravidanze, qualsiasi cosa, passa di moda, via, si butta tutto. Quindi poi per noi è un po' più facile trovare capi buoni, in ottime condizioni da donna. Da uomo è molto complicato. Gli uomini abbandonano solo quando il collo della camicia è sfatto oppure il pantalone è distrutto, quindi è un po' più complicato. Però abbiamo naturalmente dei canali, abbiamo dei fornitori dei quali riusciamo a trovare qualcosa. Poi ci sono anche tanti privati che ci contattano. Una volta che poi arriva questa merce nella vostra viene catalogata associazione, la catalogata viene catalogata e naturalmente c'è un sistema di punteggio, diciamo delle stelline, di norma da 1 a 5 e in base alla, appunto al tipo di merce che è arrivata, la qualità. E quindi poi ad ogni persona che ha lasciato, che ha deciso di partecipare, viene data poi una tessera con un numero di stelle pari alla merce lasciata. E quella è la sua valuta di scambio praticamente. Con il numero di stelle che ha può prendere altre cose lasciate. Mm-hmm. È un credito. Sì, e quindi, e naturalmente poi chi non è soddisfatto, perché c'è anche gente che poi magari alla fine non è riuscita a trovare tutto, ha modo poi di utilizzare quelle stelle con la nostra associazione in altro modo. Questa è una delle attività che fate, ma non è solo questo. Cioè occupate. Organizziamo servizi fotografici. A noi piace un sacco organizzare servizi fotografici, sai.
fare da modelle, non solo, ogni tanto prendiamo anche ragazze che si prestano. Nell'ultimo servizio fotografico noi tre abbiamo fatto da modelle, ma il risultato è stato carino, niente di eccezionale, però va bene, insomma il principio è che non devi essere per forza una 40 per poter indossare i capi, e quindi noi ci siamo... abbiamo fatto un servizio fotografico di costumi anni 80 e anni 90, costumi da bagno interi. Mm-hmm. E, però abbiamo, diciamo, facciamo un piccolo servizio di fornitura di capi per... abbiamo una ragazza, una cantautrice di Bicelli, è molto brava, Orel, che è una nostra amica, e le abbiamo fornito dei vestiti per il suo servizio fotografico, per l'uscita del suo CD, e gli abbiamo dato dei vestiti anche per alcuni live, anche il 1° maggio organizzato dal Rock the House. È l'associazione culturale Ulisse. L'abbiamo fatto proprio ad Andria, abbiamo festeggiato proprio qui ad Andria, Officine San Domenico. Abbiamo organizzato insieme a loro, noi tre, questo evento in cui c'erano svariati concerti e svariati DJ che si esibivano nell'arco di 12 ore, da mezzogiorno a mezzanotte. Sì, infatti come esperienza è stata bellissima. È stata un'esperienza comune. Sì. No, anche, comune. Non solo da parte vostra, parlo dal punto di come vista utenza. Dell'utenza. Sono contento, grazie. Molto gentile. Allora, a parte, no, lo dico perché è un dato di fatto, insomma. No, è stato un successo, sia in termini numerici che qualitativi, c'è da dire questo. Sì. Allora, a parte il divertimento che provate nel utilizzare i vestiti e comunque decidere di organizzare degli eventi su questi, su questa merce che vi arriva, vi siete anche dedicati a dei concerti? Certo, alla musica. E sono delle cose che abbiamo fatto insieme. Noi organizzavamo delle serate il sabato sera, di cui parlavo prima, le serate Rock the House, e spesso loro hanno partecipato con noi nell'allestimento del locale, nella preparazione del locale, facendo degli scatti fotografici e quant'altro. Poi hanno sempre partecipato a tutti, anche attivamente nella promozione, perché poi ci si dà una mano a vicenda, no? Il tantam della pubblicità è importante, perché tutti ci si supporta. Quando abbiamo fatto Pasquetta, abbiamo fatto un festival in cui abbiamo fatto suonare tantissime band e tantissimi DJ, ragazze di Alma Vintage sono state utilissime per supportarci nella pubblicità, perché è importante. Diciamo che attraverso i social network si riesce ad avere un impatto pubblicitario importante, sia gratuito che a pagamento, perché i social network inseriscono delle speciali tariffazioni, e per cui pagando si riescono ad ottenere tot visualizzazioni, tot pubblicità, tot presenze. Però la pubblicità faccia a faccia, con un messaggino o una telefonata, è molto più importante ed efficace. È indispensabile, quella proprio l'ossatura della... Quanto è cambiata la vostra realtà? Parlo di unica realtà, però naturalmente mi riferisco ad entrambi. Da quando è nata? 2 anni Alma Vintage, invece un anno fa leggevo Rock the House. Sì. E vabbè, noi interagiamo spesso. Diciamo che noi di Rock the House la sede la stiamo vivendo poco. E bisogna dire, ad onor del vero, che tutto il lavoro è stato fatto da loro. Perché loro hanno trovato la sede, loro l'hanno sistemata, a loro gusto l'hanno arredata benissimo, le hanno dato, hanno fatto tutto, noi non abbiamo fatto niente perché eravamo un po' svogliati, ma no, molto impegnati, erano presi da questa avventura, insomma, Sì, stavamo organizzando delle cose. Parliamo di questa avventura, visto che più volte l'avventura di cui parliamo è la gestione di un locale in riva al mare. Il locale si chiama Il Vecchio e il Mare. E vabbè, tutto parte dalle serate del Rock the House, dalle serate con la musica dal vivo, appuntamento settimanale che noi ripetevamo continuamente. E da questo poi siamo arrivati... Stiamo parlando di Trani. Sì, stiamo parlando di Trani. Da questo poi abbiamo deciso di iniziare a organizzare dei mini festival, con degli appuntamenti, diciamo, ogni mese e mezzo, sfruttando quelle che sono più o meno le feste Capodanno, Halloween, Pasquetta... E sono stati degli appuntamenti molto belli. Per esempio, mi ricordo l'ultimo Pasquetta che abbiamo fatto sempre a Trani, è stato un successo grandissimo. Adesso bisogna dirlo perché è così: oltre 2000 presenze, 10 band, 15 DJ, tra cui il Genio, che sono io, la band di Milano che hanno fatto una canzone. Sono arrivati al successo con il brano Pop Porno, ma poi ne hanno fatti tanti altri molto belli. A seguito di questo evento abbiamo avuto la liquidità per poter prendere in gestione il locale, adesso abbiamo iniziato a fare questo, per cui viviamo lì dalla mattina alle 9. Quindi non vi occupate solo
ci occupiamo di principalmente di musica, anche perché all'interno del locale la musica è il respiro di un locale, lo fa vivere, e questo è importante. Però lì, tramite anche altri amici, per esempio, altre associazioni, tipo l'Associazione Culturale di Settimo Piano e Mezzo, sono dei ragazzi bravissimi di Trani, organizziamo delle rassegne cinematografiche all'aperto tutti i martedì. E per esempio già martedì prossimo ci sarà Il Sorpasso, proietteremo Il Sorpasso, un film bellissimo. La musica continua a essere presente, e tutti i sabato sera c'è musica dal vivo. Infatti adesso sono felicissimo anche di poterla annunciare che verrà a suonare da noi Peter Rook, che è il bassista dei Joy Division e dei New Order, quindi parliamo della storia della musica. Io sono super emozionato per questo motivo. Siamo tutti non vediamo molto l'ora di ascoltarlo. Il 31 luglio verrà. 31 luglio. Sì. Non vediamo loro. Infatti io mi stavo preoccupando anche se di che cosa, dell'inglese, dobbiamo mettere un interprete, perché io proprio a fare un corso sono acceleratissimo. Sono a terra proprio. Questo è il progetto, lo portiamo avanti con passione, durerà 3 mesi, ci mettiamo su. Quindi tutta avanti. L'estate, tutta l'estate, tutta l'estate, sì, davanti. Sì, assolutamente. Super. E aspettiamo Alma Vintage per fare uno show, un'esibizione e un DJ set. Gliel'ho detto più e più DJ volte. Set, più e più volte. L'invito ufficiale è stato fatto ora. Ricordiamo invece la sede di la del sede Vecchio Il Mare. Del Vecchio Il Mare è in via Tiepolo, vicino al porto a Trani. E mentre la sede nostra, il Pricio, è vicino Piazza Longobardi a Trani, sì, in via Vico Vischi. Esatto. Un po' difficile da raggiungere, ma molto bello. Beh, insomma, non tanto difficile, se no, ricordiamo i telespettatori, è alle spalle, la, è alle spalle piazza, di Piazza Longobardi, Piazza Longobardi, esatto, e nel centro storico, sì. Piazza Longobardi, si arriva a piedi, esatto. Sì, è una stradina piccolina, piccolina molto carina, caratteristica del centro storico. Sì, di sì, assolutamente. Progetti futuri, il vostro si è concretizzato con progetti futuri, la dobbiamo gestione. Continuare a migliorare la qualità musicale e cercare di creare un network tra gli artisti di qui, in modo tale che possano interagire, scambiarsi i palchi, infatti, contatti, collaborare. Contatti, che è importante. Anche con le band musicali emergenti, è un aspetto importante. È importantissimo. A cui facevi riferimento poco fa. Perché le band emergenti hanno difficoltà a farsi sentire e a spostarsi da un posto piuttosto che altro. Adesso è tutto molto più facile, sicuramente attraverso internet si riesce a raggiungere qualsiasi cosa e qualsiasi persona, questo sicuramente. Però di fatto se non c'è la possibilità, esatto, di esibirsi. No, più che altro è importante che abbiano la possibilità di interagire tra loro e muoversi in simbiosi, cioè essere, chiamarsi l'un l'altro a suonare nei vari posti e creare un network tra loro. Questa è una cosa importantissima. E in tal senso dovremmo prima o poi sviluppare un sito internet di questo tipo, che serva a fare quasi da gig sharing, a permettere il gig e la prestazione artistica, di mettere in condivisione le prestazioni artistiche dei vari artisti. Francesca, invece avete noi già preparato qualcosa? Noi abbiamo un progetto che non si limita, ecco, all'abbigliamento, è un po' più complesso. E, insomma, forse io per scaramanzia ne voglio parlare molto. E, diciamo, già il primo passaggio del Pricio è avere una sede importante. Sì, è fondamentale avere la sede, già per noi è stato un passo enorme. E lì l'inverno, naturalmente l'estate oramai è andata così, nel senso che le mie colleghe, se possiamo definirle colleghe, insomma, le mie socie, compagne d'avventura, stanno lavorando entrambe per l'estate, io anche, quindi naturalmente poi è tutto. L'attività di Alma Vintage è diventata un attimo marginale ora in questo periodo. Da settembre, ottobre ricominceremo e abbiamo intenzione di... In proporzione ai cambi di stagione. Sì, esatto. Sicuramente ad ottobre sei invitata, già te lo diciamo, al nostro swap. Così, sicuramente quello, no? Poi abbiamo intenzione di creare un po' di eventi da realizzare lì. Però ecco, per far vivere la sede, assolutamente. Poi il posto è molto 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 carino, quindi è piccolo, però ci va un bel po' di gente, quindi. Hai parlato prima, hai accennato ai rapporti di collaborazione o comunque alla vostra presenza sul territorio non solo tranese, ma anche sì. Siete anche arrivati anche fuori Trani. Sì, abbiamo organizzato a Bari, abbiamo partecipato a degli eventi, degli eventi organizzati da altri. Ad esempio abbiamo collaborato
paio di volte con le Salon Bizarre, che è un'associazione di Altamura. Loro fanno degli eventi molto belli. Di base c'è sempre il mercatino, in realtà, quindi dell'artigianato, e noi partecipavamo perché naturalmente il fatto di poter, noi siamo un'associazione, però naturalmente possiamo in qualche modo vendere durante queste manifestazioni, essendo un'associazione riconosciuta, possiamo in qualche modo vendere i capi che noi selezioniamo. O acquistarli. Sì, certo. E quindi con loro abbiamo fatto però anche delle serate in alcuni locali di Bari, come il Tablì, ad esempio, e delle serate appunto con delle ragazze, con delle modelle che indossavano i nostri capi, naturalmente con un trucco riferito poi all'epoca in base ai vestiti che indossavano. Oppure diciamo la collaborazione maggiore è quella con le realtà comunque tranesi, tipo con i ragazzi di Settimo Piano e Mezzo, che questa associazione è stupenda, loro sono dei ragazzi veramente attivissimi proprio, e si occupano di rassegne cinematografiche, e hanno fatto l'anno scorso e quest'anno lo replicano, un festival di cortometraggi a livello europeo. E noi abbiamo curato come Alma Vintage le tre serate di proiezioni, riproducendo all'interno di questi, sì, si chiamava corti di casa l'evento, perché era in tre portoni stupendi di trani molto grandi, e noi abbiamo curato l'allestimento dei portoni, quindi riproducendo degli interni anni 60, quindi recuperando mobili, oggetti, tappeti, sì, tutto. E anche con Lost and Found, che è un'associazione che si occupa di fotografia. Loro spesso si prestano, fanno a darmi una mano per i set. Una collaborazione. Sì, cosa vi piace di più, e qual è il settore dove riuscite maggiormente a dare il massimo della vostra creatività, tra la moda, la fotografia o anche tutto ciò che riguarda gli allestimenti di ambienti? Allora, dipende da ognuna di noi tre, in realtà. C'è Laura che lei ha più l'occhio fotografico, quindi è quella che si dedica di più ai servizi fotografici e le viene molto bene, riesce ad organizzare, è quella che subito trova i posti, le location, no? Facciamo qui, chiamiamo quello, per questo set va bene quel fotografo, tutti adorabili, lo dobbiamo dire, siamo circondati da gente che ci vuole un gran bene, quindi, perché naturalmente noi essendo un'associazione va da sé che non paghiamo nessuno, è tutto uno scambio di sì, è tutto uno scambio senza fini di lucro, sì, esatto. E quindi poi c'è Manuela, che invece è la nostra lei è proprio un'agenda vivente, e quindi lei segue precisissima, e quindi lei segue, devo dire, tipo i social network. Noi abbiamo anche il blog, lei è quella che ci bacchetta, siamo in scadenza, bisogna scrivere, bisogna fare. È il gestionale, si occupa del gestionale. Sì, lei assolutamente si occupa dell'apparato amministrativo dell'associazione. Io sono un po' la PR, io sono quella che va parlando in giro, organizza le serate. A me piace molto il contatto diretto con le persone. Sì. Mi piace un sacco... fare raccontarsi, raccontare quello che facciamo, quindi... Francesco, sì. Come è andata invece, nonostante la gestione sia iniziata da poco, da parte vostra del Vecchio Il Mare? Come è andata questa esperienza? Beh, sì, sicuramente anche se l'estate è cominciata da pochissimo. È iniziata benissimo con la serata inaugurazione, che è stata veramente carina. Abbiamo messo delle macchine con i popcorn, con lo zucchero filato, li regalavamo a tutti dentro il locale, un tre ruote, tutto pieno di frutta. Quando si è tenuta? E i primi di giugno. Non mi ricordo bene adesso, mi sa il 5 o il 6 giugno. Poi subito dopo abbiamo avuto una settimana di pioggia e ci siamo congelati. E adesso siamo ripartiti, però sta andando benissimo. È stancante perché siamo lì dalla mattina alla mattina dopo. È molto stancante. E siete in quanti? Siamo in tre. Tre giorni? Io, Antonio De Feudis e Raffaele Rani. Siamo noi tre, i soci del Rock the House e di questa avventura al Vecchio Il Mare.
In genere ci dividiamo, diciamo, le fasi della giornata. Antonio sta la mattina, io il pomeriggio e Raffaele la sera, però io non riesco ad allontanarmi per più di 2 ore, per cui vado e torno sempre, sono sempre lì. Poi vabbè, diciamo che non è spiacevole come posto, perché comunque sei in riva al mare, puoi fare un bagno, diciamo, non è come stare in cava a lavorare. A parte l'appuntamento del 31 luglio, a parte l'appuntamento del 31, abbiamo già questo sabato 12 luglio, un concerto bellissimo di una band di Milano che si chiamano I Dinosauri, e a seguito di questo concerto ci sarà il DJ set di Carlo Chicco, si esibirà in console lì, e sarà una bella cosa. Poi abbiamo venerdì un party anni 90 con due ragazzi bravissimi che si chiamano Ruggero De Santis e Roberto Limongelli, in arte Kelly e Dylan, per ritornare agli anni 90, parlando di Beverly Hills. Sì. E basta, poi il martedì il cinema all'aperto. Proseguiamo così con questa cadenza settimanale. Ricca di appuntamenti. Sempre ricca. Allora, certo. Tu hai detto che non riesci a stare lontano dalla, no, dalla, troppo tempo dal tuo non luogo ci riesco. Di lavoro per più di 2 ore, quindi ti congediamo anche ti perché ringrazio. Il tempo a disposizione è finito. Allora, in bocca al lupo, ci rivediamo per lupo. Raccontare di nuovi investimenti, certo, di nuovi progetti, certo, delle vostre realtà. Al pubblico di telespettatori che da Trani e non solo ci segue, ricordiamo gli appuntamenti, o meglio i luoghi dove potervi, certo, raggiungere per Alma Vintage. Francesca, via in Vico Vischi, Vico a Trani, di zona Piazza Longobardi, zona invece Piazza per Longobardi. Il vecchio mare in via Tiepolo, che tutti vicino conoscono, al porto, infatti è un posto abbastanza conosciuto, certo, però siamo certo delle parti del porto. Grazie a tutti per averci seguito. Culturalmente torna il prossimo giovedì con un altro approfondimento. Grazie per averci seguito, arrivederci.